Sì, domenica la partita è un risultato che penso che ci sta stretto perché abbiamo fatto un buonissimo primo tempo. Il secondo tempo abbiamo avuto un'occasione, io ho preso un palo, eravamo partiti bene, poi una palla inattiva diciamo che hanno pareggiato la partita, però dopo non siamo riusciti a fare quello che dovevamo, cioè vincere la partita, perché loro si sono chiusi, abbiamo trovato delle difficoltà come spesso accade, quindi non siamo riusciti a portarla alla vittoria, ecco. Sicuramente in questo campionato abbiamo lasciato tanti punti per strada, soprattutto con dei pareggi, con tanti pareggi, soprattutto con delle squadre che sulla carta e comunque anche sul campo hanno dimostrato di essere inferiori a noi. E molte volte quando la partita si incanala in un certo modo, cioè che le squadre si chiudono e comunque si mettono, non provano neanche a ripartire, troviamo delle difficoltà. Questa è una nostra mancanza, una nostra pecca a cui dobbiamo cercare di migliorare, anche se sono tanti i pareggi, però dobbiamo cercare di crescere da questo punto di vista. Sono sicuro che in una squadra di calcio la fase difensiva viene fatta dall'intera squadra, partendo dagli attaccanti che nella nostra squadra si sacrificano molto. Per quanto riguarda invece la fase offensiva, credo che nello stesso modo non sia colpa degli attaccanti o della fase offensiva, sia dovuta a un fattore di squadra che magari non riusciamo a proporre qualcosa in cui gli attaccanti non riescono a fare gol. Tocca intanto lavorare e ancora lavorare perché comunque dobbiamo mettere benzina nelle gambe e cercare di arrivare bene a questo obiettivo che per noi ormai è determinante. La stagione per la vittoria del campionato ormai è compromessa, quindi dobbiamo arrivare nei playoff e cercare di vincerli, quindi dobbiamo lavorare affinché questo avvenga e quindi dobbiamo lavorare sul campo e limitare i nostri limiti e i nostri errori.